Appuntamento a Vietri sul Mare alle ore 10. Siamo partiti alle 8.55 dalla sede di Telecolore in via Palestro nel quartiere Torrione Alto di Salerno. Dopo 20 minuti raggiungiamo Canalone. La situazione è questa e sul viadotto Gatto è ancora peggio. Ci si muove a rilento in direzione Vietri sul Mare. Va ancora peggio a chi invece percorre la strada in senso contrario per raggiungere il capoluogo. Fa già tanto caldo, in auto la temperatura ci segnala 30 gradi ed i volti degli automobilisti che incrociamo lungo la strada sono volti pieni di stanchezza mista a nervosismo per quanto accade, anche perché nessuno sa nulla, nessuno riesce a spiegare i motivi di un'altra giornata accompagnata da traffico e caos. Qualche giovane sullo scooter ci dice che forse, proprio a Vietri sul Mare, c'è un incidente. Nulla più, informazioni frammentarie, mai confermate, nonostante qualche telefonata. Qualcuno ci invita a tornare indietro, intanto il tempo scorre. Alle 10.20 siamo all'incrocio tra il viadotto Gatto e via Benedetto Croce. Qualcuno torna indietro, altri si dirigono verso il porto rinunciando a proseguire. Noi andiamo avanti. L'appuntamento non è rinviabile. Ci si muove lentamente, si scambiano parole con automobilisti bloccati nel traffico che vivono la nostra stessa situazione ma che sono diretti a Salerno. Fa tanto caldo, la circolazione praticamente è paralizzata. Soltanto a Vietri sul Mare incrociamo per la prima volta un agente della polizia locale e scopriamo il motivo dell'ennesima folle giornata vissuta da lavoratori, pendolari e turisti. C'è un tir fermo lungo la strada, all'incrocio tra l'uscita autostradale, la rampa per la statale amalfitana e la provinciale per Cava. È lì dalle 7 del mattino, ci dicono, ma sono le 11.10, 2 ore e 20 minuti in auto. Bastava una semplice comunicazione per rendere a tanti, noi compreso, la mattinata meno tormentata di quella vissuta.